Bella a tutti ragazzi, qui parla Foxhound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro. Sono tornato ragazzi con un nuovo video. Sono tornato qui ragazzi con Danilo da semplicemente serie TV ragazzi, per fare oggi l'analisi della promo dell'episodio ragazzi 10x6. Finalmente è arrivato insomma questa analisi della promo. Dovevo farla un po' di giorni fa, però purtroppo ragazzi vari impegni hanno slittato il video fino ad oggi. E Danilo, io ti chiedo, prima di iniziare subito con il video proprio immediatamente così, ti chiedo: cosa ti aspetti da questa promo? Perché abbiamo visto già le immagini, tu l'hai vista e carica molto questa promo, a differenza di tutte le altre promo che abbiamo visto. Il Negan che è tornato. Che sta a ingranare, quindi, secondo te. Cioè, siamo all'inizio della guerra, praticamente, secondo me. Anche secondo me. Poi lo vedrete, ragazzi. Il primo vero scontro tra fazioni. Ma quindi io rifaccio questa domanda: vogliamo essere carichi per questo video? Quindi ragazzi, lasciate un mi piace. E io voglio, Danilo, voglio che tu dici a quanti like dobbiamo arrivare. Ma proprio dobbiamo essere carichi per questo video ragazzi, perché è la promo più bella che abbiamo mai visto ragazzi, finora, secondo me. C'è sta Negan con Beta, cioè 280, cioè, 280 mi piace ragazzi per questo video. Mi raccomando ragazzi, fate sì che appunto questo video venga supportato, perché così ci aiutate veramente tantissimo. Ed inoltre iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti di Walking Dead, attivando anche la campanellina. Se volete seguitemi su Instagram, il link lo trovate in descrizione. Potete entrare anche nel gruppo Telegram contattandomi via Instagram, il link è in descrizione. Iniziamo subito con il video ragazzi. In descrizione ragazzi troverete il link della promo, che appunto troverete in descrizione. E veramente iniziamo subito, perché sono veramente in hype questa volta. Perché? Perché vediamo come primo frame Carol che tira fuori dal suo cassettino la pistola, la stessa pistola che ha usato per cercare diciamo di uccidere Alpha nell'episodio 10x3. Quindi Danilo, predizione a caldo, secondo te Carol... Gli era rimasto un proiettile. No, dico, secondo te Carol ha intenzione di usare questa pistola? Perché chiaramente avendo anche l'arco appresso, perché lei si porta sempre l'arco generalmente, quindi avendo questa pistola appresso, possa indicare che questa volta voglia provare sul serio a far fuori Carol in modo insomma definitivo. Scusate Carol, Alpha, anche perché non sarebbe Alpha in modo definitivo. Questa è la domanda che ti faccio, perché secondo me, beh, allora se tu fossi la seconda volta, se io fossi lei, avessi ancora un proiettile, vedendo anche i prossimi frame della promo, direi che sì, mi sembra che l'intento sia proprio partire proprio diretti. Sì, anche secondo me. Bomba, cioè nel senso, lei va là, non frega un cazzo di niente, c'è un corpo, prende, gli spara e muore. Cioè, questo è quello che pensa lei. E poi infatti vediamo che l'obiettivo, diciamo, il piano di Carol è quello di portarsi Daryl. No, appresso. Daryl non sia d'accordo. No, non credo sia d'accordo. Però più che altro sia secondo me è un piano di Carol. E che esatto, Daryl lo sta soltanto appunto, perché dice: ma che cazzo fai ad andare nel covo de... Esatto, perché ragazzi poi nel prossimo frame vediamo Carol che col binocolo praticamente osserva l'orda di Alpha. L'obiettivo, infatti nella promo si parlano Daryl e Carol, l'obiettivo di Carol è quello di distruggere l'orda di Alpha. Ora, non so con quali armi, non so con quali strumenti, però lei ha questa idea, dice: ma se noi sconfiggiamo l'orda, che è quello che ci impedisce di uccidere i sussurratori in questo momento, se noi uccidiamo l'orda, loro non hanno più un'arma. No, mi sa che l'orda lo sottovalutano quanto sia grossa l'orda. No, infatti credo che Daryl gliene parlerà, caro, dicendo: guarda che tu non hai visto effettivamente quanto è grande l'orda. Quindi o l'idea di Carol è quella di gettare, non so, qualcosa tipo una bomba o qualcosa di simile, un modo insomma per distruggere. I tempi della quinta stagione sono finiti. No, magari di fabbricare qualcosa per che scatti un incendio e che distrugga tutto il campo. A questo punto, cioè, vado a ipotizzare questo, perché se l'obiettivo di Carol è quello di uccidere l'orda, questa forse potrebbe essere anche una missione d'appostamento. Magari cominciano a capire che ci hanno, cioè, davanti, di studiarsi la cosa. Carol in questa promo dice proprio: io voglio distruggere l'orda di Alpha. Quindi allora se dice così, quindi però, è il come che esatto, un po'... esattamente è il come. Poi vediamo questo frame. Questo frame spiega esattamente cosa si sono portati appresso.
Cioè, lei c'ha tipo 15 frecce e Daryl ce n'ha altre 8. Quindi cioè, adesso 23, 1000 meno 23. O l'obiettivo di Carol è vedere quanti guardiani, quindi quanti zombie sono rimasti dell'orda di Alpha. E poi qui vediamo la scritta Only 3 episode left di Sear. Perché, ragazzi? Perché bella inquadratura comunque. Bella inquadratura, perché mancano 3 episodi alla fine di quest'anno, solamente 3 episodi. Quindi questa cosa, ragazzi, ci fa capire così. Ci fa capire che ci rimangono solamente altre 3 analisi della promo, tra l'altro. Quindi insomma, ragazzi, veramente il tempo sta passando. E poi vediamo appunto questo frame dove vediamo Carol che dagli occhi del binocolo che osserva l'orda di Alpha. Questa classica tecnica sussurratriciana. Esatto, che girano attorno. Però non capisco, quelli nella cava sono altri zombie, non erano i guardiani. Perché a questo punto, quando... Sì, sono i guardiani. Però Alpha nella... Cioè, loro che fanno? Loro praticamente mettono sempre due sussurratori, pensa a tu, sì, no? sì, e girano, però quando Gamma dice dobbiamo cercare altri guardiani, ma se Alpha aveva già quella valanga di zombie... Ne voleva altri, pure cioè... perché ne ha persi. Cioè, nel senso, non lo so, cioè... Per esempio, quando ne ha... Questi sono solamente una parte, in pratica. Perché quando l'ha mandati Alexandria, cioè, ne ha persi parecchi, perché, cioè, gli hanno mandato 36 ore di... De orde consecutive, sì. Cioè, confronte maratone che facevano su MC, sono niente. E quindi, insomma, ragazzi, vediamo come i guardiani stiano girando intorno, un po' come abbiamo visto nella nona stagione. Non so se vi ricordavate, era più o meno un'inquadratura simile, ma c'era Jesus e Aaron. La classica tecnica, l'inquadratura con Jesus e Aaron che dice: hai mai visto un qualcosa di strano? Io non ho mai. Quindi, cioè, sono i 10x6 o 10x8? No, 10x8. Cosa? 9x8. 9x, sì, 9x8, no, il mid-season finale della nona. Pochino. No. Allora, prossimo frame, vediamo, e questo è un frame molto, ragazzi, molto interessante. Vediamo Alpha e Beta che escono dal loro... Dalla loro casetta, tutta fatta di legno, cioè il legno di albero, escono e guardano Negan. Perché, ragazzi? Perché Negan, a quanto pare, l'obiettivo di Negan è quello di infiltrarsi all'interno dei sussurratori. Ora non sappiamo il piano di Negan, infatti nel titolo ho scritto Negan diventa un sussurratore, perché effettivamente Negan vuole diventare un sussurratore, ma apparentemente io credo che abbia un piano di distruggere, di distruggere i sussurratori dall'interno. Sicuramente. Allora, se seguono il fumetto, se quei piccoli indizi che hanno lasciato, eccetera, eccetera, più che altro lui vuole sfruttare i sussurratori. Per prendere il potere. Perché prendere il potere successivamente nel, sì, nel, perché Alessandria. Uccidendo il capo dei sussurratori, lui chiaramente viene visto in maniera positiva dalle persone. Noi sappiamo quello che non sanno i personaggi, cioè che Mission se ne va. Sì. Chi rimane come leader? Esatto. Quindi potrebbe dire, vabbè, io che ne so. Ho ucciso qualcuno, e metti caso uccidesse Beta, io ho ucciso Beta, sai. Ucciso Alpha. Sul curriculum, non so se possa se conta bene. Sì. E poi vediamo appunto Alpha e Beta che parlano insieme dicendo, Beta dice, ma ci possiamo davvero fidare di lui? E Alpha dice, testiamolo. Cioè, questa è una cosa interessante, perché infatti poi vediamo la faccia di Negan, che insomma non ispira molta fiducia, e appunto Alpha dice, vabbè, proviamolo, vediamo come va, e cioè, questa è una cosa come interessante. Come fai a non fidarti del tizio del... Poi, ragazzi, vediamo nel prossimo frame Negan che cammina con Beta e gli altri sussurratori. Cioè, Negan attualmente... Endgame, scansati, questa è quello esatto, che aspettavamo. Questa è l'epicità. Però è strano, perché Negan in questo momento non ha qualcosa che lo... Negan si sta cagando. No, non ha una maschera o qualcosa che... cioè, impedisce a Negan di passare inosservato a questo punto. O si è cosparso... Penso che è cosparso di sangue. Di sangue, cioè, non si capisce bene da questa immagine. Non si capisce se è No, perché fatto se che mettesse sia... una maschera si confonderebbe troppo. Forse sì. Loro hanno paura che scappi. Sì. Non so no, preciso. No, ma io credo che comunque l'obiettivo di Negan... l'obiettivo... Non ci ho pensato, però. Però l'obiettivo di Negan in questo momento, da quello che si vede anche in uno sneak peek, lui dice, io mi voglio unire a voi. Una cosa del genere. Quindi Negan attualmente, l'obiettivo di Negan attualmente è unirsi ai sussurratori, dice, tra virgolette unirsi. Sì. Infatti sarà interessante vedere come Beta, secondo me, non si fiderà di Negan. Sarà l'unico che non si fiderà di Negan. Per me Negan conquisterà la fiducia di Alpha. Come se un fumatore entrasse in un tabaccaio e dice, se voglio un pacchetto di caramelle, cioè, impossibile. Cioè, non ci crederebbe più di tanto, ecco. No, però interessante vedere, perché secondo me la fiducia di Alpha Negan la conquista, però quella di Beta, secondo me, no.
Prossimo frame, vediamo Carol che osserva la situazione da lontano insieme a Daryl, perché si trovano nello stesso luogo dove Negan sta camminando con Beta. Quindi quella è una classica faccia da che cazzo ci fa Negan là in mezzo? Secondo me però, questa è una teoria che gira, Carol ha liberato Negan e gli ha detto in pratica a Negan: io ti libero, però tu devi andare dai sussuratori e ucciderli, perché tu sai fare questo, giusto? Sai uccidere sì, le persone. Sì, ipotizzato fosse e allora come... potrebbe essere l'idea di Carol quella che in realtà non è che lei vuole distruggere l'Orda, semplicemente voleva vedere se Negan era lì, giusto per capire se la cosa è andata secondo i suoi piani. Beh, magari gli ha detto una cavolata, una faccia da magari gli ha detto una cavolata a Daryl, gli ha detto tipo: guarda Daryl, andiamo a vedere se possiamo sconfiggere l'Orda di Alpha. E poi magari il suo piano era soltanto vedere se c'era Negan, molto più subdola del previsto, anche perché è da Carol ultimamente, dopo che comunque la sua vendetta, insomma, è chiaro che la vuole completare. Mi sembra un piano un po' deboluccio così. Purtroppo ragazzi, questa è l'unico modo, secondo me è l'unico modo, cioè idiota. Però Carol che alternativa aveva? Che aspetta, fa lo stesso errore che ha fatto non lo so. Nella settima stagione, ci vado da sola nel covo dei 300 miliardi di persone. Vabbè, l'obiettivo suo comunque era quello di sacrificarsi per Rosita teoricamente, quindi sì. quella è altra stagione. Prossimo e ultimo frame, vediamo Daryl che viene colpito di sorpresa da un vagante. Viene preso di sorpresa. Non si sa se verrà colpito. Ma qualcuno farà così proprio. Non si sa se insomma verrà in qualche modo ferito da questo vagante, ma chiaramente credo di no. È un vagante, esatto. E molti dicono: vabbè, potrebbe anche essere un sussuratore. Però dal modo in cui viene, insomma, dalla faccia e tutto. Da tante cose si capisce che si tratta di un solo vagante. E niente. Poi non era, scusate, ho detto una cavolata. Non era l'ultimo frame. È l'extra frame perché quello era l'ultimo frame che apparentemente, infatti ho detto vabbè, è finita la promo, invece no, poi se c'è un altro pezzettino di promo dove ragazzi qui insomma verranno, vi spiegheremo un po' di cose. Qui c'è Eugene che con la sua radio cerca di contattare qualcuno. Ok, qui fino a qua dice c'è qualcuno, dicendo le sue solite cose tipo qui è Eugene che vi parla, c'è qualcuno. E poi qui si sente una voce che dice: pronto, c'è qualcuno? Che è la stessa, che abbiamo sentito nell'episodio 9x16, che vi rimando ad un video che o vi metto qui nella in alto a destra, oppure comunque lo trovate nel canale, o è la stessa o comunque molto simile, ma ho fatto un video dove spiegavo chi poteva essere la voce alla radio, che molti dicevano è Rick, è Maggie... Equitalia nell'apocalisse. No, vabbè, però a parte gli scherzi, secondo me potrebbe essere o Stephanie, che non vi sto a spiegare bene chi sia, soltanto che vi posso dire soltanto che potrebbe essere collegata al Commonwealth in questo caso, perché nel fumetto teoricamente è così, quindi c'è Stephanie che introduce qui, al Commonwealth. Però c'è un rimando alla scorsa stagione, sì. Perché ne avevamo pure parlato l'altra volta. 9x6 sono stati introdotti i sussuratori, esatto, 10x6 sono stati introdotti il Commonwealth. Quindi questa potrebbe essere un po' lo stile di Kang, ecco, per ultimare, per capire bene lo stile di Angela Kang. Però a parte tutto, molti sospettano possa essere anche Maggie a questo punto, sì, anche. E a questo punto potrebbe essere, perché se Maggie è da George, George in realtà è il Commonwealth. A questo punto prendi due piccioni con una fava. Possano mettere ordine ok su questa cosa, perché molte persone vanno a confondere Commonwealth, New World Order, Maggie. No, infatti no. Allora, teoricamente il gruppo di Maggie non si sa bene ancora chi sia. Il Commonwealth è un gruppo a parte, il gruppo dell'elicottero è un gruppo a parte. Quindi insomma è... Grazie Scott Gimple che hai semplificato tutto quanto. Sì, sta introducendo troppe cose. No, comunque a parte tutto ragazzi, la cosa interessante adesso di questo episodio sarà capire se il Commonwealth verrà introdotto in questo momento, oppure insomma si tratta magari di Maggie, non sappiamo, insomma. Fatemi sapere voi nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate. Secondo voi chi è la voce alla radio nella scena finale della promo? E cosa ne pensate di Negan, che potrebbe diventare appunto un sussuratore e eliminare magari appunto i sussuratori dall'interno. Sarebbe una cosa alla Negan, sarebbe una cosa molto interessante che
secondo il suo piano, magari Negan potrebbe recuperare il potere in questo modo. Mi sembra una cazzata. Cioè, che più cosa? Che altro, se Carol è effettivamente architettato del genere, tu dici di Carol idiota in una maniera assurda. Vedremo, ragazzi. Però molte teorie girano, quindi potrebbe essere così, come non potrebbe essere. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Spero questo video vi sia piaciuto, ragazzi. In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace, perché ci tengo veramente moltissimo. Superiamo i 285 questa volta, che ne aumentano sempre 5. Io ne avrei torto uno perché il piano di Carol è l'idiota, però facciamo 285. 85 mi piace, ragazzi, per questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed inoltre passate nel profilo Instagram che trovate in descrizione. Ci vediamo a un prossimo video. Ah, no, per contattarmi, per entrare nel gruppo Telegram. Grazie Danilo che mi rovini sempre. Scusate, ma sono 3 anni che dice sempre la stessa descrizione, promo qua e là, quindi volevo variare un pochettino. Certo, ti capisco io. E niente, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video in settimana. Un saluto da Fox Anito Walking Dead News, poi le altre da Danilo, semplicemente Serie TV, che il suo canale non lo troverete in descrizione questa volta, perché lo eliminerò io. Anzi, di non ci sarò la settimana, però sarò morto. Esatto, probabilmente. Però ne è valsa la pena. E niente, ragazzi, alla prossima. Un saluto e bella. Ciao a tutti!